Rizzati! Ma sono tutti simili! Perché gridavate in quella maniera voi? Perché se la serva a pensare che so io, e non voleva fare entrare! Bene, cosa doveva venirmi? Una cosa molto importante, e che riguarda solo lui e voi! Questa è mia sorella! Oh, bella! Se è Zitella, non me lo sentite! È Zitella, sorella mia, vi prego di ritirarvi! Io ve lo sentì! Sono Zitella, mi tocca ritirare! Ciao! Dunque, allora cosa dovevate dire? Allora, cari signori, la ragazza Viola! Sì! Rizzati! Sì! Rizzati! Questa è sorella! Bene! Bella ragazza! Ti piace, eh? Mando per niente! È certo che gli piace! Bella! E Cindy! E a te, Nanni? Che te ne pare, tu signorina? E che me lo dimani a fa, fratello mio? Mi piace tanto! Bene, bravo! Questa era la prima cosa che ho curato! E allora, caro signore, la rivedere sta figliola! La vedo, la vedo! Rizzati! Cindy! Rizzati! Questa è moglie da forza, si piegò, non so fare! Ma moglie mia, questa è bella! Tu! Tu non ci faccio le risate! E per forza! Sono cose curiose queste! Come sono cose curiose? Mamma, non lo puoi sapere chi siamo! Perché ero tutto scuro! Senti, persona! Giorino, questa è la ragazza di notte! Ma quale ragazza? Come quale ragazza? Quella di notte, a Lucasale, era tutto scuro! Lucasale, era scuro, ma io non so niente! Oh, ma come non so niente? Tanta rizza, tu sente! Rizzati! Tanto che tu sente! Grazie Ferrara! Giovane onorato fino alla cima di capire. Io lavoro e magno. Magno e lavoro. Come Nasaru. Io faccio la mia la famiglia mia. Sono capace di strappargli guardando me. Eccolo lui. A piglio me lo sono fatto da fatica. Ma io non so, io non capisco le vostre parole. Come? Io parlo così chiaro? Voi non me lo dite. Eh no. Signor, ma come? Ma non mi ricordate che di notte siete entrati a casa mia e io, credendo che eravate frati, perché era tutto scuro, penso di Pasqua, fratello mio, era ora, ti sei ritirato, perciò proprio. Ma non lo spero di e pure, senza parlare, mi siete abbracciato e mi siete dato un bacio. Sì. Signor, so io, ragazzo, che siete baciati in notte. Però mica male sta monena. Oh, è venuto Pasquale, si è messo a gridare. E voi che siete qui? Signor, non lo potete negare, siete stato voi. Perché voi siete felici in Girardot, ecco la prova. Sto portafoglio, che siamo trovati vicino al letto mio, è vostro. Ah, so che siamo i biglietti da visita con il nome vostro. E due lettere che vostro zio ha mandato da Milano. E la quinta civile. Lo vedete? Le siete fatto un uscio per la vergogna. Veramente per la paura. Siete stato uno, non lo potete negare. E allora, perché fare del male proprio a me, povera ragazza? Pasquale mi voleva ammazzare perché non ho rilevato il reverso. Ha ragione. Ma io che colpa ne tengo? Io sono solo un amore disgraziato. Ora prima. Spazzo che tu vuoi dire, ma domani, così ne parlerò a mio zio. Domani? E che c'ho la giornata per andare allo zio? Ci parlerò voi, e poi ce ne venivo la sera. E va bene? Allora tornate questa sera, così aggiusteremo tutto. Giovino, oh, che me l'ha dato? Figlio! Oh, che tu? Fatica! Allora ti stavo da aggiustare, per capito? Come scusate sole, ma come trincio, ha capito? Eh? Mamma mia, che tu è il mocca medalino! Andiamo, amiche, 30 al portafoglio ci ho trovato qui nei cilindri. Va bene!
quelle che l'ho comprato. Serve! Forse non serve!